Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Viviamo i frutti dello spirito col Vescovo Antonino. Oggi rifletteremo su come vivere al meglio questi frutti, benevolenza e fedeltà. E lo faremo insieme ai nostri ospiti, insieme a Don Gaetano Pappalardo, insegnante di Buonasera. religione al liceo, padre spirituale del seminario della nostra diocesi e anche uno dei responsabili del giovane clero. E insieme al seminarista Cosimo Gangemi della parrocchia Santa Maria del Monte Carmelo di Aci Platani. Bene, raccontateci quindi un po' come vivere al meglio questi frutti quotidianamente nella vostra scelta vocazionale. Buonasera a tutti, grazie cara Saria. Eh sì, come accennato, ormai è da circa 6 anni che ho cominciato il mio cammino di discernimento spirituale al seminario diocesano ed è da 6 anni che in qualche modo questa parola che accennavi tu, benevolenza, ritorna nelle mie riflessioni e in qualche modo diventa quasi quel parametro con cui confrontarmi. E mi sono chiesto più e più volte che cosa si intende per benevolenza. E nel corso degli anni ho appreso che benevolenza non è semplicemente un atteggiamento di ottimismo, ma un atteggiamento profondo, un atteggiamento di colui che in qualche modo vuole il bene dell'altro, di colui che ha a cuore, il bene dell'altro. Sicuramente quell'atteggiamento che è proprio di Dio Padre, quell'atteggiamento che in qualche modo è manifestato nell'offerta appunto di Gesù Cristo, è in qualche modo un atteggiamento con cui un candidato al sacerdozio deve sicuramente confrontarsi. E non ti nego che diverse volte è difficile vivere questa benevolenza all'interno della comunità del seminario, all'interno delle realtà ecclesiali. Un elemento indispensabile, appunto, è il dono dello spirito, come superare, appunto, i momenti di difficoltà. Sicuramente, ecco, lo spirito viene in aiuto. Abbiamo detto che è benevolenza è proprio quel dono che è fatto dallo spirito. Ecco perché adesso vorrei chiedere a te, Padre Gaetano, tu che sei sacerdote ormai da diversi anni, nella tua vita come vivi la benevolenza e che cosa vuol dire vivere la benevolenza appunto per un sacerdote? Ma un sacerdote è veramente molto fortunato perché fa esperienza di misericordia. È un'esperienza, guardate, magnifica. Cioè, sapere che tu sei piccolo, che sei fragile, ma che sei amato da Dio così come ti trovi nella tua piccolezza, nella tua fragilità. E quando fai esperienza di questo, ti rendi conto che in fondo tutti noi abbiamo bisogno di tanta tenerezza, abbiamo bisogno di sentirci gratificati, voluti bene. In questi anni stiamo sperimentando sempre più che c'è una fame e sete di tenerezza. E tutto questo è espresso in maniera magnifica, pensate, da Papa Francesco. Questo Papa parla con i gesti, parla con i sorrisi. In questi ultimi mesi, nell'ultimo anno di pandemia, una delle cose che ci è stata strappata dal cuore è la possibilità dell'abbraccio. Stiamo inventando modi nuovi per esprimere tutto il bene che portiamo dentro nel cuore. Ricordiamoci che veramente la comunicazione della misericordia passa attraverso i gesti della quotidianità, attraverso i sorrisi, attraverso una parola buona e soprattutto attraverso la possibilità di un ascolto sincero, che tutti chiedono, i ragazzi in maniera speciale. Dicevo, noi sacerdoti siamo molto fortunati perché non diamo del nostro, ci rendiamo conto che abbiamo veramente poche cose da dare, ma nella misura in cui abbiamo fatto esperienza di questo, nella misura in cui da discepoli facciamo esperienza di questo, sappiamo che effettivamente il Signore attraverso la nostra piccolezza, la nostra quotidianità, diventa uno strumento attraverso cui altri possono attingere. Il tema che è impressionante, e a te faccio questa domanda perché sei un giovane chiamato a vivere il carisma della fedeltà nel sacerdozio. Dicevo, è impressionante perché viviamo in una precarietà continua. La stabilità, il per sempre, oggi non è political correct, come si dice, non è una cosa che funziona. O meglio, è una cosa alla quale tutti aspiriamo, ma vediamo che oggettivamente, dal punto di vista sociale, culturale, tutto questo diventa problematico soprattutto per le nuove generazioni. Che cosa vuol dire per te incamminarti,
in un percorso che ti conduce ad un abbraccio di misericordia che è per sempre, ad una scelta che è di stabilità. Sei spaventato? Hai coraggio? Come hai affrontato questo itinerario? Beh, penso che un po' come tutti i giovani della mia età, quando viene utilizzata la parola forever, per sempre, è un po' tremano i polsi. Oggi siamo abituati, come dicevi tu, caro Don Gaetano, a delle relazioni molto più easy, molto più semplici, ad avere dei momenti così transitori, lì dove poi la cosa non dovesse andare, allora si può sempre cambiare idea. E quindi, diciamo, da un lato c'è questa cultura che, così come me, impregna anche tutti i ragazzi che frequentano il seminario, ma dall'altro lato, come dicevi tu, c'è questo desiderio di consacrarsi completamente al Signore. E quindi, appunto, posso dire che c'è un po' di paura, c'è un po' di timore, ma dall'altro lato c'è il profondo desiderio di corrispondere a quest'altissima chiamata che non mi sono dato, come nessuno si dà la sua vocazione, perché ogni vita è vocazione. E quindi dall'altro lato questo desiderio in qualche modo sostiene tanto. E poi, come dicevamo poc'anzi, ecco, lo Spirito viene in aiuto a coloro che lo invocano, a coloro che lo implorano. E dunque non mi sento abbandonato, non mi sento solo in questo cammino, che sicuramente è difficoltoso, ma dall'altro lato mi rendo conto che in fondo le cose belle costano, le cose più belle costano fatica, costano sudore, e questo è, penso, quello che chiede a me il Signore. E invece volevo chiedere a te, come vivi il dono della fedeltà, questa fedeltà che oggi è tanto inflazionata, tutti desiderano essere fedeli, però al primo ostacolo di paura, insomma, si è pronti a cambiare strada. Come hai vissuto la fedeltà, appunto, nel sacerdozio? Ma in effetti i frutti dello Spirito Santo ci ricordano che il principale protagonista della vita di un cristiano è proprio lo Spirito Santo. Noi per fragilità non riusciremmo mai a fare tante cose. È interessante che, per esempio, nei racconti evangelici non si nascondono mai le fragilità e le debolezze degli apostoli, dei primi chiamati, e fra tutti Pietro tante volte fa delle figuracce dal nostro punto di vista. Ma nelle sue professioni di buona volontà Pietro non è disonesto. Pietro davvero ce la mette tutta. Il punto è che dobbiamo lasciarci lavorare da lui. E allora com'è che sperimento io questa cosa? Io sperimento che in effetti la fedeltà è possibile quando va a braccetto con la benevolenza. Non a caso questi due frutti sono stati messi insieme. Si è fedeli non tanto perché si è inossidabili, perché non si cade mai, non si è consapevole di tanta piccolezza. Questo non è possibile. La verità è che la fedeltà si costruisce attraverso l'abbraccio di misericordia. Noi ci sentiamo condotti, ci sentiamo accompagnati da qualcuno che ci rimette continuamente in piedi. Questo ci fa stare in piedi e questo ci dà speranza. Perché ci dà speranza? In effetti, nella nostra diocesi, cara Saria, diversi giovani stanno cercando di rispondere alla chiamata al sacerdozio, così come fa Cosimo. È una cosa bella questa. Proprio in un'epoca in cui c'è difficoltà a dire di sì, noi in questo momento in seminario abbiamo ragazzi che si preparano a dirlo. La verità è questa, che in effetti la misericordia di Dio non viene mai meno, non viene mai meno. Nessuno si scoraggi da questo punto di vista. Non lo dico soltanto a quanti si preparano a diventare preti, ma anche a quanti vivono un percorso di preparazione al matrimonio e lo vogliono fare da cristiani. La fedeltà è possibile perché la misericordia di Dio ci tiene per mano, non verrà mai meno. Noi dobbiamo riconoscere che Lui ha un primato nella nostra vita e questo rende possibili anche le cose più ardue. Mentre parlavi, caro Don Gaetano, mi veniva in mente quel versetto del Salmo 22 che dice: benevolenza e fedeltà ti saranno compagne per tutti i giorni della tua vita. Possa essere questo l'augurio che faccio a me in prima persona, che tu già vivi, ma che possiamo fare anche a coloro che in qualche modo ci stanno seguendo. Bene, vi ringrazio veramente per il vostro contributo e adesso guardiamo un video esplicativo sempre sui frutti di benevolenza e fedeltà che è stato realizzato dall'Ufficio per le Vocazioni della Diocesi.
mattino. I primi raggi danno nuova luce e colore al cielo. No, non è un giorno come gli altri. Nessun giorno è come gli altri. Oggi è il giorno, proprio quel giorno, per mostrare e confermare chi sei, per essere fedele alla tua chiamata. Oggi è il giorno che può fare la differenza, che può regalare un sorriso nel pianto. È il giorno che può portare luce dove sta il buio. La fedeltà porta luce e apre la strada a chi non sa dove andare. Come il sole, fedelissimo al suo compito, sorge al mattino e culmina allo zenith, e infine tramonta al crepuscolo. Ma dopo che tramonta, non smette di essere fedele al suo incarico e continua ad illuminare, dando un volto radioso alla luna. Il suo compito non smette neanche quando le nubi lo coprono. Non smette mai di essere tale, perché è fedele alla sua vocazione di essere una stella luminosa. Ed ogni giorno dà sempre il meglio di sé, donando calore, donando luce e sostentamento alla vita. Ed è stando fedeli al proprio compito che si sperimenta la benevolenza verso ciò che ci sta attorno. Di fermarsi ad ascoltare l'altro, ad essere di aiuto anche per la più banale delle cose, perché anche un bicchiere d'acqua dato con amore vale molto di più di 1000 grandi gesti fatti solo per farsi vedere. Ogni creatura è chiamata alla fedeltà perché essa abbondi e porti buoni frutti. Come io do al fratello, Dio darà a me al momento più opportuno. Basta saper curare con pazienza il seme piantato, perché restando fedeli al compito di curare ogni giorno la fioritura, senza sovrabbondare, ma neanche venire meno, esso porti un abbondante frutto che non marcirà mai. Vi ringraziamo l'ufficio per le vocazioni per il video che abbiamo appena visto e andiamo avanti con la seconda parte della puntata. Quindi continuiamo ancora a riflettere sui due frutti di benevolenza e fedeltà e lo facciamo insieme ai nostri nuovi ospiti, quindi sempre con noi il nostro caro vescovo Monsignor Antonino Raspanti. Buonasera Saria, buonasera a tutti. E stavolta abbiamo un'altra giovane e abbiamo Rosa Asciuto della parrocchia di Santa Maria La Strada. E lascio a voi la parola. Okay. Tu Rosa. Bene, i frutti dello Spirito Santo sono dentro coloro che sono veramente cristiani e molte volte noi viene questo dubbio, ci sono dubbi sul nostro percorso e nonostante questo Dio col suo amore di padre, con la sua benevolenza ci guarda con quell'occhio e continua a vedere sempre del buono in noi anche se noi non riusciamo a vederlo. Ed è proprio questo aspetto dell'amore di Dio che mi ha colpito, che anche quando noi ci facciamo bloccare da quelle che sono le fragilità, Lui è sempre lì pronto per rialzarci, per darci una mano e per credere in noi. Ed è in fondo anche quello che facciamo noi con i ragazzi, vedere del buono in loro, amare con questo amore di padre, con questa benevolenza che Dio ha verso di noi, quindi riflettere la benevolenza di Dio attraverso di noi ragazzi. Sì, questo è veramente bello, grazie per quello che hai detto. Perché mentre tu parlavi io stavo pensando la Chiesa. Gesù risorto ha dato lo Spirito Santo agli Apostoli, a tutta la Chiesa. Cioè a uomini, donne, che inizialmente erano veramente pochi, poi sono diventati così tanti e speriamo che veramente siano sempre di più. E perché questi uomini, queste donne, come dici tu, diventino loro fonte di benevole. Benevole significa volere il bene, no? Sì. Poiché purtroppo spesso la condizione che noi sappiamo essere risalire al cosiddetto peccato originale spesso mette gli uomini e le donne gli uni contro gli altri, non in fraternità ma in separazione, Caino e Abele, cioè veramente
la mano armata contro il fratello e la sorella, e lo vediamo con i migranti, con le guerre, con le violenze, violenza sulle donne, i bambini. La benevolenza, la Chiesa è noi, cioè noi siamo il volto di Dio benevolente che è disposto anche a spogliarsi, a perdere, pur di fare il bene, fare crescere l'altro e far sì che l'altro raggiunga il bene di se stesso, il bene che è per lui, e il massimo bene che è per lui, che raggiunga pienamente Gesù, che è il bene di tutti noi, quindi. Sì, quindi sì, sono d'accordo. Mi piace che voi educatori, un po' giovani, un po' educatori dei piccoli, avete questa sensibilità e coltivate la sensibilità perché gli altri attraverso di voi vedano il Gesù che abbraccia, venite a me, ecco. Mi piace questa idea di essere come uno specchio che riflette l'amore di Cristo, l'amore di Dio che ha donato suo figlio per noi, e mi piace pensare che noi siamo lo specchio di Dio, riflettiamo il suo amore verso gli altri. E questo come lo legheresti, o comunque cos'altro ti è venuto in mente sull'altro frutto? Sulla fedeltà? Sì. La fedeltà rappresenta il gradino più alto dell'amore, è l'amore costante, è la paura di non avere paura di impegnarsi, quindi essere sempre disponibili. E molte volte la fedeltà viene meno, questa costanza viene meno, soprattutto in noi giovani può capitare che la costanza venga meno. Tu hai detto una cosa un poco troppo grossa, secondo me. Quanti anni hai? 20. Però 20 anni, eh? Sì. Mamma mia, bellissimo. A me arriva voce che tanti tuoi coetanei, questa voglia di impegnarsi a fondo per tanto tempo, addirittura per sempre in certe cose della vita, non la vogliono. Dimmi tu. Può fare paura questa costanza. È vero? Sì, dicevo proprio questo. Perché? Perché magari è qualcosa che è troppo grande rispetto a quello che siamo noi in questo momento. Quindi magari vedere sempre una cosa può spaventare. Quando ti senti così piccolo in confronto a quello che ci sarà dopo. Questo, e io credo che, guarda, no, io l'ho voluto dire a te che hai 20 anni, ma penso che spaventa anche a me che ne ho 62 adesso. Nel senso che anche diventando grandi nell'età si vede che non si è forti come si credeva di essere 30 anni fa. E dunque, come dici tu, la domanda: riesco ad essere fedele a quello che per cui mi sono impegnato, sia davanti a Dio che davanti agli uomini? Riesco, viene a tutti. Ma per questo, più che una virtù, noi stiamo parlando questa sera di frutti, che è diverso da virtù. La virtù è una parola che tu sai significa forza, potenza, sì, capacità, e significa che tu ti sforzi per raggiungere una virtù. Un frutto invece è tu passi una certa stagione dell'anno e vedi un bell'albero che è carico di frutti. Sì, il contadino ha fatto qualcosa, ma poi l'albero da solo ti ha dato delle cose, delle gioie magnifiche, perché ti porta le ciliegie, ti porta le pesche e così via. Qui è tu hai fatto qualcosa, è vero, ma è Gesù che ti ha dato lo Spirito Santo. Ed è lo Spirito Santo che ha fatto il grosso del lavoro in te. Per cui la fedeltà, tu sarai fedele a quello a cui Gesù ti chiama, alla tua stessa vita, agli impegni grandi della tua esistenza, sia nel lavoro che nella vita affettiva, che nella vita sociale e così via. Tu sei e lo sarai perché Lui ti mette nelle condizioni affinché tu lo sia. E Lui ti dona la fedeltà. Cioè è più un suo dono che una tua grande capacità, perché come tu hai detto, se io mi guardo e tu ti guardi, pur con 40 anni di differenza tra noi due, il discorso è sempre lo stesso. C'è sempre quella paura di non riuscire a essere fedeli nel tempo. Esattamente. Di non mantenere questo frutto. Esattamente. E Saria che ci dice di questa? Che anche lei è giovanissima, giusto? Sì, vabbè, è un po' più grande di Rosa, quasi 28 anni. Ma ti fa paura la fedeltà? La fedeltà un po' spaventa nei giovani, però secondo me se la viviamo proprio come un dono, che l'abbiamo ricevuto e quindi capiamo di averlo ricevuto in dono e di doverlo quindi portare ed esprimere, allora lì riusciamo a viverlo con pienezza.
però dobbiamo essere consapevoli di averlo ricevuto e che non è una cosa che ci creiamo noi. Saperlo di averlo ricevuto è un po' fidarsi. Sì. È un po' fidarsi. Perché Gesù te l'ha dato, non è che tu lo senti, lo avverti. Ti devi fidare di Lui che ti ha detto, infatti, ti do il mio spirito, con tutto quello che ne consegue, giusto? Perché poi questa è una conseguenza. Sì, grazie Rosa, grazie davvero e Sari a te. Bene, ringraziamo ancora una volta il nostro caro Vescovo e anche Rosa per il vostro intervento. E ringraziamo Prima TV che ci ha permesso quindi di effettuare le riprese e di mandarle in onda. E vi diamo appuntamento al prossimo lunedì 14 giugno, sempre alle ore 20:30, su Prima TV, su Persona TV, sui canali social Facebook della Diocesi 10 Reale e della Pastorale Giovanile 10 Reale. E in seguito verrà anche pubblicato il video sul canale YouTube della Diocesi 10 Reale. E vi diamo appuntamento alla terza ed ultima puntata di Viviamo i frutti dello Spirito col Vescovo Antonino. Bene, do nuovamente la parola al Vescovo che ci farà concludere con la preghiera. Grazie, grazie, sì. Invito tutti a pregare sia adesso in questo breve istante, ma a continuare a pregare in questi giorni in cui abbiamo ricevuto lo Spirito Santo da Pentecoste, per sapere riconoscere questo dono della fedeltà che è di Dio a noi, prima di essere nostro a Dio e agli uomini. Noi appunto da soli non sapremmo esserlo, ogni giorno ce ne rendiamo sempre più conto quanto le nostre povere forze, le difficoltà, i vicoli nei quali la nostra esistenza si va ad incuneare, non ci permettono di resistere, di essere fedeli a una parola che abbiamo dato, a un impegno che abbiamo preso, alle persone con le quali abbiamo condiviso giuramenti, progetti e cammini. E invece se alziamo lo sguardo e riconosciamo quanto Egli è fedele alla creazione, agli uomini, alle donne, a tutti noi, dandoci la vita giorno per giorno e portando avanti fino in fondo il suo progetto, probabilmente acquisteremo fiducia, ma soprattutto noi cristiani sapremo infonderla agli altri. E allora preghiamo con la preghiera di Gesù al Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che guidi e proteggi il cammino di ogni uomo con la cura attenta del tuo spirito, concedici di camminare sui sentieri della fedeltà e della benevolenza, doni del tuo paterno affetto e di un profondo impegno nella vita di fede, affinché possiamo vivere ogni giorno della nostra vita illuminati da quella luce che proviene solo da te. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie e buona serata a tutti. Una buona serata a tutti.